cercare di raccimolare un po' di soldi, di denaro, aveva cominciato ad esibirsi nelle video chat porno subito dopo essersi conquistata l'ambito diploma e non si era fermata neanche quando era però rimasta incinta, quando aspettava una creatura. Un'avidità senza alcun scrupolo l'ha spinta oltre i confini dell'orrore, adesso che è stata scoperta, infatti, ha davanti a sé 15 anni di reclusione in carcere, durante i quali avrà tempo per meditare attentamente se davvero non sta facendo del male alla sua figlia, come avrebbe detto lei stessa agli investigatori tentando di giustificarsi in ogni modo. Si chiama Roxana Elena Onu, 24 anni di età, di nazionalità romena, mamma di un bimbo di 3 anni e di una bimba di 11 mesi. Sarebbe stata arrestata la settimana passata dalla polizia del suo paese, la Romania, che aveva ricevuto una soffiata dall'FBI. Gli investigatori inglesi erano riusciti a risalire alla fanciulla durante un'indagine su Brandon Grassett, 31enne arrestato l'anno scorso per sfruttamento sessuale di bambini e pedopornografia. In quei frangenti di momenti avevano scoperto che la donna abusava di sua figlia tramite l'username non utente Brunette Love 62. Trasmetteva alla donna gli spettacoli nel web per i pedofili che la pagavano profumatamente. La richiesta è emerso che tra giugno 2014 e ottobre 2015 Roxana ha incassato più di 9.000 euro tramite trasferimenti di denaro effettuati da 7 persone residenti negli Stati Uniti d'America, in Gran Bretagna, in Olanda e in Belgio. Davanti agli inquirenti ha tentato, giustificandosi in modo disperato, secondo lei quello che faceva la sua figlia non era un abuso perché la bimba era troppo piccola per comprendere, quindi non avrebbe potuto subire alcun shock di sorta. Ho accettato di fare quelle cose con mia figlia perché pensavo che non potesse subire alcun trauma. Era troppo piccola, non poteva rendersi conto di quello che succedeva. Ho pensato che con lei era solamente un gioco. Io figlio di 3 anni invece non l'ho mai coinvolto. A quell'età era più consapevole e avrebbe potuto restare traumatizzato. Questo sarebbe quanto. Il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Un saluto a voi tutti.